L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buonasera. Pronto? Sono qua. Ecco, come sta, professore? Benissimo. Bene. Senta, professore, andiamo subito sulla politica oggi. Si parla da giorni dell'amnistia per Silvio Berlusconi, l'indulto, eccetera. Lei che pensa di provvedimenti di questo tipo per Silvio Berlusconi? Ma penso che sono... Si parla detto di... Allora, il problema dell'amnistia e dell'indulto, ecco, c'è chi teme nella sinistra che il tema sia stato sollevato proprio strumentalmente per offrire un salvacondotto a Berlusconi, ma oggi il ministro Quagliariello è intervenuto commentando tra l'altro il ministro Cancellieri che ieri aveva detto nessuna misura di clemenza potrà essere applicata al leader del PDL e Quagliariello invece oggi ha detto, cioè se ci sarà una legge sull'amnistia e l'indulto dovrà essere applicata a tutti i cittadini, quindi Berlusconi compreso. Questo diciamo è abbastanza scontato, però ecco, lei che cosa pensa di questa riflessione che ha avviato Napolitano qualche settimana fa sui provvedimenti di clemenza? La vede anche lei, come qualcuno ritiene, strumentale al salvataggio di Berlusconi o è semplicemente una coincidenza? Pronto? Professore, non la sentiamo. Pronto? Sì, sì. Ecco, c'è stato un attimo di... Prego. Penso che la discussione oziosa non può dire niente, nel senso che sarebbe anche abbastanza grottesco che facessero la legge per tutti meno che per Berlusconi. Stabilirà quali reati, e una volta stabiliti si valuterà in che misura possono riguardare anche Berlusconi. D'altra parte non sono dei reati che abbiano una consistenza vera, perché sul piano comparativo, come io dico sempre, ma nessuno dice di questi dementi che stanno in Parlamento, il reato di evasione fiscale non è stato elevato a nessuno con il carcere, non c'è una sola persona in carcere o interdetta per reati fiscali, tantomeno Valentino Rossi o Dolce Gabbana, ragion per cui non avrebbe dovuto dire, non si capisce perché le penalità per Berlusconi devono essere più alte e non devono neanche meritare l'amnistia. La stessa cosa vale per Ruby, che è un reato che ha messo delle condizioni, anche un magistrato, CSM, lo stesso magistrato, perché aveva toccato un ragazzino al cinema e alla fine è venuto fuori che non doveva neanche meritare una sanzione disciplinare perché aveva dei turbamenti, quindi figuriamoci, c'è una giurisprudenza così schiacciante a favore di Berlusconi che solo degli idioti possono non evocarla, a partire appunto da quella esemplare di Pasolini che ho cito sempre. Sì. Per cui pensare che uno deve pagare 7 anni per Ruby è una cosa talmente grottesca che, quindi, se poi non devono applicare il reato, al momento che non si tratta di prostituzione minorile dalla parte dello sfruttatore, ma si tratta del cliente, io il cliente non vedo che colpe dovrebbe avere se non chiede i documenti, cioè, no, mi sembra tutta una bufala, cioè, viviamo anni di stupidità intollerabile, processi ridicoli, intercettazioni grottesche, soldi buttati via, magistrati che dovrebbero andare a zappare la terra, gentaglia, e poi naturalmente che ti fanno sentenze irrevocabili, l'amnistia non le può neppure in qualche modo limitare, e fare una cosa disgustosa. Per cui se devono fare un'altra legge perché Berlusconi non ne traga vantaggio, la facciano, tanto fra un po' avrà 80 anni e finirà come Prip, che certo non ha ucciso 360 persone, ha dato dei danari a delle donne che li volevano, per cui non vedo più, io non vedo i reati, non ne posso più, ma siccome in Parlamento non sono capace, ci sarebbe uno quando parla, un grillino, uno che non è stato eletto da nessuno, non ha preso un voto, non è niente, ha rubato i voti a Grillo che non è in Parlamento, sono schifosi, orrendi, prendono uno stipendio non valendo un cazzo e si alzano per fare la morale a Berlusconi, mi fanno schifo, si dovrebbero dimettere perché non sono nessuno, non verranno più rieletti e sono stati eletti per caso, senza che neanche Grillo li conoscesse, questo è lo schifo della democrazia, una democrazia di imbecilli. Beh, loro hanno affidato la scelta alla rete.
Ma quale rete? 20 voti in rete, non li leggerebbe nessuno. Sono tutti voti di quel maiale di Grillo che li ha presi e gliel'ha regalati. E li guida poi. Fanno schifo. Non sono parlamentari, sono delle pulci. E quando si mettono lì con il loro ditino a votare contro questo e contro quello... Però sono gli unici che... Il culo a Berlusconi. A me fa schifo anche Berlusconi come politico, circondato di deficienti che non valgono niente. Però un grillino che si mette a fare la morale mi fa cagare, mi fanno orrore. Mi sembrano non la democrazia, ma un gruppo di boy scout cacciati in Parlamento che vanno anche sul tetto del... Perché non gli basta fare le leggi, devono anche protestare. Schifosi, ignoranti. Beh, insomma, stanno in Parlamento per quello, sono l'espressione... dell'antipolitica, sono l'espressione della protesta. Non fare sul Parlamento, no, ci va uno che è fuori del Parlamento, certo. Non ha bisogno, uno dentro. È per fare le leggi, meglio ancora dentro, meglio ancora si porta avanti la propria allora, battaglia dentro. Non si fa così, non si fa colà, ma chi se ne frega dell'amnistia, dell'amnistia è del tutto inutile e si fa soltanto per liberare le carceri, quindi ovviamente non servirebbe a Berlusconi se no se fosse in carcere, ma poi chi se ne frega di Berlusconi, sono reati bagatellari. Vedete, spiegare, ma chi ha alle scopate? Professore, la sentiamo male. Partito qualcosa. La sentiamo male. Pronto? Pronto? È caduta la linea con... Pronto? Ma poi è pure marocchina, ma che cazzo c'entra l'Italia con la marocchina? Ma come si fa a fare un processo per che cosa? Ma qual è il danno? Morale? Ma quale morale? La morale è la televisione fatta dagli imbecilli, dagli incapaci, dagli ignoranti. Che roba è? 5 milioni, come diceva Brunetta ieri sera, a Fascio per un anno di televisione. Ma quella è immoralità. Ecco, lei che ne pensa proprio di questo? I soldi insomma... di Berlusconi sono soldi suoi e gli dati chi cazzo voleva. I soldi di Fascio glielo dati anch'io a quell'inutile Fascio. Cominciamo a dire le cose come sono. Lo sente qualcuno in Parlamento? No, non c'è nessuno che le dice queste cose. Lo che se me ne frega è dell'amnistia e non dell'amnistia. Mi pare un problema inutile. C'è la discussione con Quagliariello. Ma chi è che Quagliariello? Un nano. Una nullità assoluta. Che però sta lì a dire... uno che sta cercando di mediare in queste ore, insomma, di portare un po'... Devono far saltare il tavolo. Devono alzarsi ogni minuto dicendo abbiamo un leader che... farà schifo a Sgarbi per come è incapace perché ha mandato in Parlamento noi. Ma non ha fatto un cazzo! Avete rotto i coglioni, cara Boldrini! Avete rotto i coglioni! Non ha fatto niente questo! E insomma, anche forse qualcosina avrà fatto, perché sennò... Valentino Rossi, non potete arrestare questo qui. Beh, forse bisognava utilizzare... 500 milioni di euro di tasse e non ne ha pagati altri 5, ma chi se ne frega? Per spendere i soldi per fare le paleoliche. Fare le schifezze per fare la rapaci. Ma come li spendono i soldi? Chi paga le tasse le paga perché gli rovinano l'Italia. Quindi questa è la cosa da... Naturalmente c'è tutta gente che non ha il cervello. Cosa vuole che stiamo a discutere? La sproporzione, lei dice, sicuramente va sanata. Però forse qualcosina avrà fatto. Se no, insomma, tutto sto gran rumore per nulla. Insomma, sarebbe curioso. Senta, tutto professore... Tutto indulto, tu senza parlare. Berlusconi contro Berlusconi... C'è solo Berlusconi in Italia, per forza, se lo fanno diventare uno che deve essere un mostro per forza, non ha fatto un cazzo, però si chiederà, ma perché io ho scopato per i cazzi miei a casa mia e devo stare qua a farmi rompere i coglioni per qualunque cosa faccia? Ma che roba è? Senta, più o meno d'accordo con lei è Paolo Guzzanti oggi sul giornale. Guzzanti dice che la gente mette in giro tante bufale per far fuori Berlusconi e che questo famoso... Fatto fuori, ma l'ha fatto fuori. Lui dice di no, sì, perché ha detto che... Il famoso ventennio del Cavaliere, uno non c'è mai stato perché in realtà ha governato solo 9 anni per, e poi ecco, e cioè l'avrà ripresa e poi ha detto che in realtà se anche Berlusconi in qualche modo esce di scena, esiste in Italia una sorta di fattore B, lui lo chiama così, che fa sì che gli italiani in qualche modo continuano a sentirsi connessi con la figura di Berlusconi, non importa quali errori abbiano potuto commettere, ed è per questo, lui dice, questo gli storici dovrebbero spiegare piuttosto che parlare della fine del ventennio. L'errore di Berlusconi, come quello di Chiudo, avrebbero stato in Parlamento solo degli imbecilli, quelle due disperate che hanno fatto la legge su Ubi, quei deficienti che hanno fatto la legge Severino, ma ci fosse uno che in Parlamento gli diceva che la legge era cretina, quindi se ha fatto delle leggi contro di lui, peggio per lui, cioè, cosa dobbiamo dire? Ma siccome si è fatto delle leggi contro di lui, posso anche fare un'amnistia per lui che non cambia, cioè a me non me ne frega, cioè non ne posso più di Berlusconi, cioè mi pare un Parlamento di deficienti, un governo di cretini e un sacco di balle su niente, ci stiamo discutendo da anni come il caso di Ametrara, a me non lì c'era purtroppo una morta, si parlerà tutti i giorni, si parla sempre di Berlusconi, dell'amnistia, ma chi se ne... dove sono sti reati? Cosa ha fatto? È Pripke? Ha ucciso qualcuno?
ha rubato dei soldi a qualcuno, non ha pagato 5 milioni di tasse forse, e ha scopato 4 troie e mezze troie pure, che volevano essere scopate. Ma dove siamo? Dove è finita? Dov'è la storia? E tutte le donne che sposano un uomo ricco sono troie? Beh, insomma, lì ci sono dei distinguo, però ne abbiamo parlato tante volte. Una troia, una che sta con lui per interesse, come sicuramente hanno fatto queste, voleva essere pagata. Benissimo, non è mica una troia, una che sta con uno ricco per interesse. La troia è uno che lo fa per lavoro, magari guadagna anche poco. E quindi mi garantisce la troia, ho detto perfino Busi, la interroga Busi, dice Busi, ma mi pare che le oggettine non sono troie, sono delle, dobbiamo comprarsi 3 borse di Vuitton, benissimo, non è il 90% beh, però il mondo fatto così. Si dà un buon messaggio, no? Beh, non per questo bisogna, come lei dice, incattivirsi a livello giuridico. No, non c'è però, nessun insomma... messaggio, cioè che il mondo, cioè basta vedere il cinema, non c'è, non c'è un messaggio, non un messaggio, ci sono gli scambisti, il mondo è pieno di sordidezze. Insomma, via la deriva, via la deriva allora. No, nessuno, guarda, fate il che vi pare. Recuperare la 7 non so che cosa, non la 7 classica, la 7D che ho visto. Sì, la 7D. Notte. Ecco quella lì, erano le 2 di notte, ho aperto la televisione, vedevo donne normalissime che parlavano solo di rapporti a 3, di rapporti un uomo, una donna, un'altra donna, un trans, tutto così. Sono tutte le migliori, ma lei usa il vibratore? Domande per strada. Cioè, questo dobbiamo entrare in questa materia adesso. Allora, vabbè, ci sono luoghi e luoghi per affrontare anche questi temi. Se una TV privata può scegliere, insomma, di mettere in palinsesto con le cose. Qui, ma la TV privata è privata, ma uno a casa però sua, uno che riveste un ruolo pubblico, forse. Ma lo fa a casa sua, cioè le stronzate di Berlusconi non le ha fatte per strada, le ha fatte a casa sua. Professore, guarda, ci sono. Potrebbe chiudere il capitolo. L'intercettazione da cui nasce il processo è un crimine contro la privacy. Cioè, io sono vendola fino alle 9 di sera. Faccio il presidente della regione, dalle 9 di sera in poi sto con 25 maschi. Insomma, professore, molti dicono Berlusconi a casa sua fa quello che gli pare, però è stato perlomeno ingenuo, perché insomma poteva evitare, sì. Forse ha avuto quel senso di onnipotenza per cui ha detto ok, sì, cioè, no, ma si posso fare le leggi sbagliate, lui è visto non solo delle leggi, non capitava niente. Ma sto dicendo però che tra le cose che non abbiamo cambiato c'è questa follia voyeuristica delle intercettazioni, che sono un delitto, perché se io devo intercettare Fede per sapere con chi scopa Berlusconi, quell'intercettazione è profondamente immorale e criminale, e chi l'ha messa in là? Beh, lo si fa quando ci sono degli indizi di reato, degli indizi di reato, non è che sì, ma l'intercettazione devi fare, si intercettano le persone così, non per chi scopa, ma chi se ne frega di chi e chissà magari i magistrati cercavano dell'altro, chi lo sa, per sapere con chi scopa la Polanco, cercavano dell'altro e si sono trovati rubi. Per la mafia, per i criminali, per i terroristi, non per chi scopa. Questo è vero. Ma chi vuole dire queste semenze? Non è uno Stato questo, sono degli idioti. Eh sì. Chissà che cercavano andando a spiare Berlusconi. Perché intercettino uno che scopa con chi vuole. Allora voglio mettere le intercettazioni anche a Vendola. Così facciamo un testo quello che fa Vendola. E beh, proviamo, vediamo che succede. Mettiamo a tutti i leader di partito, poi vediamo che no, ne viene fuori. Dobbiamo mettere nessuno, è immorale un mondo in cui si discute di questioni private come fatti di Stato solo perché questo disperato, rincoglionito, vecchio di Berlusconi non è stato capace di astenersi. Se non si è astenuto, chi se ne frega? Che delitto ha fatto? Qual era il delitto? Contro chi? Contro chi era il delitto? Contro se stesso. Chi ha fatto danno? Lei? Sua figlia, chi ha tratto danno? Nessuno. Beh, insomma, lì i giudici la vedono diversamente. No, però non sono giudici, sono dei ladri di Stato. Rubano il loro stipendio. Gliel'ha mai detto, professore? Gliel'ha mai detto? No, io, guarda, professore, ho paura che lei senta male. chiudiamo qui. La sento un po' agitato. No, non posso più di questa roba, non parliamo più di Berlusconi, mi annoia poi Berlusconi, non me ne frega un cazzo, lo ritengo sostanzialmente innocente. Sì, professore, allora per parlare di un altro argomento, la settimana scorsa parlavamo della mostra di Robert Capa, io sono andata a vederla e confermo che è bellissima. È un genio, Roberto. È un genio, sono delle fotografie eccezionali, quindi chi ci ascolta e sta a Roma, si trova a Roma, insomma, è una mostra molto molto bella vicino Piazza Navona, chiaramente sì. Sono scatti della guerra, della fine della Seconda Guerra Mondiale, dal 43 al 45, e gli americani che conquistano il Sud Italia a partire da Palermo e risalgono verso Roma, verso Anzio, e insomma è veramente molto bello, un racconto fatto per immagini estremamente eloquente. Sì. Professore, grazie, allora ci sentiamo mercoledì prossimo. Perfetto, bravissimo. Arrivederci. Io sono in Trentino, sono andato a vedere i castelli, bellissimi. Che meraviglia, ce ne parla allora la prossima volta.
Benissimo, grazie. Arrivederci, arrivederci.